Salve amici, benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video vi propongo l'ascolto della prima parte del file audio delle dichiarazioni di Giuseppe Marchese durante l'udienza del processo per l'omicidio dell'imprenditore Libero Grassi, tenutasi a Roma lunedì 27 novembre del 1995. Giuseppe Marchese faceva parte dello schieramento dei Corleonesi ed era il cognato di Leo Luca Bagarella. Marchese racconta come avvenne l'attentato al boss Stefano Bondate. Mi raccomando, se vi piace il mio canale YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella. In questo modo sarete sempre informati ogni volta che pubblico un nuovo video ed entrate a far parte della mia community. Se il video vi piace, mettete un bel like e lasciate un commento, in questo modo mi farete conoscere la vostra opinione. Ora guardiamo la sigla e poi ascoltiamo il file audio. Il Ministero può riprendere. Tenga conto che alle 2, va bene? Cioè alle 14, sì, presidente. Sospendiamo per la colazione. E allora? Un po' di silenzio per piacere. Passiamo ora, presidente, al tema di prova concernente i singoli omicidi che sono oggetto di questa istruttoria dibattimentale. Cercheremo nell'ambito di questi omicidi, laddove se ne presenterà l'occasione, di integrare quelle risposte che l'imputato ha già dato sui temi generali, organizzazione Cosa Nostra, composizione e varie altre tematiche. E laddove non ci riuscissimo, ci riserviamo alla fine di riprendere questo tema iniziale per coprire eventuali va bene, procedo, punti, pure, eventuali punti che non sono sufficientemente chiari, almeno ad avviso del pubblico ministero. Quindi cominciamo con l'omicidio di Stefano Bondate, quindi capo di imputazione iniziale. Signor Marchese, cosa sa dell'omicidio di Stefano Bondate avvenuto in Palermo il 23 aprile del 1981? In questo omicidio ne ho preso parte personalmente, anche nelle preparazioni. Lei ne ha preso parte personalmente? Sì. Era uno degli omicidi per i quali lei era stato mai indagato, sospettato o sottoposto a giudizio? No, mai. Quindi lo ha confessato spontaneamente? Sì. Cosa sa, ecco, descriva sinteticamente quello che lei sa circa l'organizzazione di questo omicidio. Ma c'è stato che, sempre come dicevo poc'anzi, che c'era tutto quel via vai di queste persone che si incontravano con mio zio, con Pino Greco e via scorrendo. Posso? Sì, sì. E queste cose praticamente non ci faceva capire praticamente che cosa stava per succedere. E fra di noi, uomini d'onore, vedevamo tutta una serie di agitazione. C'è stata una mattina che mio zio mi disse di andare a prendere la macchina, che era una 131 che eravamo conservata da Federico. Ora, Federico Domenico stava facendo delle costruzioni in zona di Corso dei Mille, e noi in questa costruzione che ancora doveva essere... È un uomo d'onore questo Federico? No. Era vicino alla nostra famiglia, in particolare era socio di mio zio e di Pino Greco. Non era no. Vabbè.
Quindi Federico è un costruttore? Sì, sì. Un costruttore. Mimmo sì. Federico. Sì. E succede che mio zio mi disse di andare a prendere questa macchina, che questo, c'erano più di, aveva fatto una, l'edificio e sotto era tutto pieno di box, in cui questi box noi le usavamo anche per mettere qualche macchina rubata, armi e via scorrendo. Federico era a conoscenza di questa di questo uso? Sì, sapeva che noi usavamo questi box, no? Però non diceva niente perché Pino Greco quando gli diceva. Ma sapeva che usavate questi perché box non per. Interrompa la risposta, perché? Federico sapeva praticamente ma che. Non diceva niente. No, no, non diceva perché? Niente perché praticamente tutto quello che gli diceva Pino Greco, perché questi box stavano aperti, non c'era nessuna chiave. Un domani, se veniva scoperto, Federico non ha nessuna responsabilità perché i box si è aperti, sono tutti aperti là. E ci mettevamo queste macchine. Vabbè. Io desideravo sapere se Federico sapesse che voi utilizzavate questi box per macchine sì, sì. rubate. Sì, sì, lui sapeva. Va bene, va bene, d'accordo. Ma dice, questo... tanto erano aperte. Sì, 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 tanto erano aperte e quindi... Vabbè. Mi disse mio zio di prendere quella macchina e portarla in no box di Ancelino. Ancelino sarebbe Ancelino Baiamonte, che era della nostra famiglia, di Costa dei Mille. A sua volta questo box era in via Messina Marini, che anche c'è l'appartamento, è più avanti diciamo da dove abitava questo Ancelino, questo edificio, no? Era una palazzina che c'era al primo piano, c'era diciamo, questo appartamento vuoto e di dietro c'era il box che spesso volte noi usavamo quest'altro appartamento per altri motivi di riunione che si facevano. Che era disabitato questo appartamento? No, c'era tutto, c'era i mobili, anche in passato c'era stato anche un periodo, mio padre ci ha fatto anche la latitanza in questo appartamento, c'era tutto, immobiliato. Cioè non ci abitava una famiglia? No, 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 no. Vabbè. E niente, portai questa macchina, questo box di Ancelino, e la macchina dove c'erano le armi, gli giubbotti, queste cose. Io rimango nell'appartamento, che mi aveva detto di aspettare nell'appartamento, e dopo viene mio zio con Pino Greco e Nino Madonia e parlavano. Io stavo nella stanza accanto, nel salotto, e sentivo parlare più di meno sul riguardo un certo Stefano, però, no, ripeto, io non chiedevo, non davo nessuna dimostranza di sapere, di indagare queste cose, perché quello che mi hanno detto c'è uno più riservato sta in queste cose, anche nei confronti degli altri uomini d'onore, dei capofamiglie, perché una cosa del genere viene più accettata che uno essere troppo... diciamo indagare sugli argomenti. Niente, dopo mio zio se ne va con Nino Madonia e rimango io con Pino Greco. Dopo nel pomeriggio viene mio zio Pullarai Giovan Battista con Antonino Rotolo e si mettono a parlare. Si mettono a parlare, di cui ci diceva, sentivo dire che c'era, stava tenendo sotto controllo, diciamo, seguiva, era Piccino Loiacono con chi studiava Uterese. Teresi? Sì. Questo Teresi chi? Diciamo, Pacchione, Giovanni. Quindi Giovanni Teresi. E tenevano sotto controllo sì. Chi? Non lo so chi teneva, però parlavano un certo Stefano. Io non sapevo se quindi tenevano sotto controllo sì. Lo ci Stefano. Sta pensando lui che lo tenne sotto controllo. Le persone, Pullarà, Giovan Battista, e poi anche Teresi, facevano parte sì, sì, della sì, famiglia sì, di Stefano Bontade. Sì, sì. Vabbè. Niente, in queste discussioni che c'erano loro, Pino Greco mi disse di andare a preparare la macchina, che si trovava giù. A preparare nel senso che, siccome ogni macchina se veniva adoperata per qualche omicidio, si prendevano dei giornali, si arrotolavano e si mettevano nel montante di sotto alla macchina, diciamo dove ci sono i tappetini, si mettevano intorno alla macchina tutto il giornale che comprendeva lato sinistro, lato destro e tutto dietro, e sotto i seggioli mettevamo dei giornali, in modo che nel momento in cui veniva fatta un'operazione, veniva ammazzato qualcuno, la macchina si abbandonava, si accendeva un fiammifero e prendeva fuoco. Così si toglievano anche tutte le tracce di impronte, eccetera.
Quindi chi c'è presente quando Pino Greco le dà questa? C'era Giovanni Pulladà, ecco, mio zio e Salvatore, e Antonino Rotolo. E Antonino Rotolo. Con Pino Greco. Dopo, facendo questo, dopo loro se ne vanno, tutte erano con Pino Greco, erano in cinque, in quattro. Se ne vanno e mio zio mi disse di aspettare là. Aspettare là, insomma, nella tarda serata. Cioè di aspettare là sempre nella casa. Dentro quella casa. Di questa di Angelino Baiamonte. Di Angelo Baiamonte. Aspettare là dentro. E niente, io mi guardavo la TV come, prendendo tempo. E dopo, nella tarda serata, viene mio zio e mi disse di andare a casa. Dice, ci vediamo domani a Caccia e Struzzi. La Caccia e Struzzi è diciamo, una società che c'aveva mio zio con Pino Greco. Vicino Villabate, diciamo, via Messina Montagna, insomma, e prima di arrivare a Villabate c'era questa impresa di mio zio. Io la mattina mi reco là aspettando, mio zio mi disse di andare a controllare la macchina e ne avremo la siciliana era un'impresa di fili, facevano, diciamo, impianti elettrici nei fabbricati. Ed era socio, mio zio, praticamente il proprietario era mio zio, però figuravano come soci Giovanni Inchiappa, Giovan Battista di Altofonte e Salvatore Fazio, che erano, diciamo, il prestanome di mio zio come copertura. In questa siciliana che si trovava in piazza Achille Grande, che è praticamente nell'edificio dove che sopra abitava anche mio fratello, dove che io dormivo spesso là da mio fratello. Suo fratello chi? Gregorio. Suo fratello Gregorio. Niente, dicendomi questo, io vado a controllare la macchina, dopo ritorno alla siciliana. Nella siciliana, ritornando mio zio, mi disse di andare a prendere i chiave, e ci pigliai i chiave, come si chiama, non suciccio, o spasciamacchine. Siccome già in precedenza era un suciccio, noi ci andavamo per schiacciare qualche macchina nella pressa, no? Che si trova uno sfasciacarrozzo che si trova a costare col fiume Orieto, vicino alla fabbrica del ghiaccio che c'è a Nivernengo, proprio a costare al fiume. Siamo andati là, vado a prendere. Ricorda il nome, il cognome di questo Zuciccio? No, Zuciccio, un cognome. Può dire qualche ma cosa? Ma era parente di Cece Succi, praticamente, uomo d'onore di Palermo Centro. Quindi era parente di Cece Succi. Quindi lo manda lì a prendere le chiavi di questo sì, recinto, di questo spiazzo. Che cosa era? Sì. Un spiazzo dove hanno le presse, hanno sul deposito delle macchine rotte là dentro. Prendo le chiavi, si aspetta il momento che questo se ne va, che chiude il cancello, diciamo che non rimane nessuno, io me ne vado. Vado a prendere questa macchina. E la porto da... Vuole dire che il tipo di macchina, questa macchina la 131. È? La Fiat 131. La porto 131. La Fiat 131. La porto dentro il deposito di questo. E contemporaneamente arriva Mario Pestefilippo con Giuseppe Lucchese. Mario Pestefilippo era con la 128 e Lucchese era con una Honda, un dei due corsa cilindrata, doveva essere una 750. La Fiat 128 ricorda che colore avesse? Un verdino. Niente, lasciamo le macchine là dentro, chiudiamo e ce ne andiamo. La motocicletta? Era una Honda. Sì, che cosa fa? Ve la portate o... No, rimane pure là dentro. Rimane pure là, sì, dentro. Ce ne andiamo, io mi faccio lasciare da Tanino Tenerello, diciamo nella casa del padre di Tanino Tenerello. Tanino Tinirello chi è? Tanino Tinirello è... È uomo d'onore, non è? Sì, sì, uomo d'onore. Di... A quale famiglia appartiene? Corso dei Mille. A Corso dei Mille, quindi alla sua stessa famiglia. Sì. Io aspetto là, in questa casa, perché questo era un altro posto dove che noi spesso ci riunivamo, in questo appartamento del padre di Tinirello, perché è abbastanza internato dentro, diciamo, la zona di Torrelunga. Dopo viene mio zio a prendermi, che già era buio. Viene mio zio a prendermi e ci avviamo in questo, diciamo, spasciamacchine.
Quindi sempre da nello spiazzo Tuzzo Ciccio. Sì. Arrivate là, dopo... Quindi vi avviate, chi siete? Lei è? Io e mio zio. E suo zio? Sì. Sempre nome e cognome? Marchese Filippo. Marchese Filippo. Arrivate su, dentro questo spacciamacchine, dopo o poco arriva Lucchese, Pino Greco, Mario Peste Filippo, Antonino Rotolo, Giovanni Pullarà, Madonia e Pippo Gambino. Lucchese come si chiama? Madonia, chi è questo Madonia? Madonia Antonino. Madonia Antonino e Lucchese il Lucchese nome? Giuseppe, detto Lucchiseggio. Detto Lucchiseggio. Niente, arrivando Pullarà ci dà il via dicendo che mentre ne supe macchine. Pullarà chi? Pullarà Giovan Battista. Fino a questo momento lei sa che cosa deve fare o no? Sappiamo, io sapevo che dovevo commettere un omicidio, cioè, però aveva non, capito, sì, aveva non sapevo chi era l'obiettivo. Cioè, perché c'era la strategia. Sì, 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 ma di solito si faceva sempre così. Perché... Ma, ho capito. Ma non sa che cosa deve commettere. No, l'omicidio no. Quindi Pullarà il che dice andiamo, come si chiama di nome? È Giovanni Battista. Giovan Battista Pullarà. Come partite da questo spiazzo? Quindi queste persone partite in che formazione? C'è stato che mio zio si mette nella 128 con Mario Peste Filippo e Giovanni Pullarà, Giovan Battista. Chi guida? Mio zio, Filippo. Dovrebbe dire pure, se lo ricorda, come erano collocati in macchina. Portava la macchina. Accanto si è messo Peste Filippo, Mario... E dietro Giovan Battista Pullarà. Dopo nella 131, quella che avevo portato io, si è messo nel volante, si è messo Nino Madonia, accanto è Pippo Gambino e dietro si è messo Antonino Rotolo. E nella motocicletta si è messo Lucchese con Pino Greco. Chi conduceva? Lucchese portava la motocicletta, e anzi è molto bravo a portare la motocicletta. E io con Raffaele Ganci ci siamo messi sulla 112 di quella di Pullarà. Chi guidava? Io. Ma lei aveva patente all'epoca? No, io praticamente non avevo avuto patente neanche all'inizio che mi hanno arrestato, però avevo un nome di copertura e una patente falsa, così, però in quel momento non ne avevo, perché non ce n'era bisogno a Palermo avere patente praticamente, perché tutto gli spostamenti che facevamo, dove si andava, dove non si andava, sapevamo come erano, diciamo, le zone, sapevamo dove muoverci, se c'era qualche battugliamento, qualche posto di blocco, sempre si sapeva, insomma, non c'erano problemi praticamente. Ricorda a chi era intestata questa patente falsa? Era di Drago Giuseppe, sarebbe mio cugino. Drago Giuseppe, è a riferimento a Drago Giovanni? È il fratello di Drago. È il fratello. E c'era la fotografia di chi? È la mia. La sua. Sì. Quindi su questa autovettura c'è lei che guida e Ganci Raffaele a fianco. Che strada fate per verso l'obiettivo? Abbiamo fatto una strada tutta piena di buchi, sempre, che costa il fiume e porta via Oreto. Siamo entrate sotto il ponte di via Oreto e abbiamo imboccato alla Guadagna, che c'è una strada che porta solo alla Guadagna. Dalla Guadagna, sempre che camminavamo distaccate con le macchine, siamo imboccate la strada che porta a Fassomiele. Siamo arrivate nella piazza di Fassomiele e ci siamo fermate. Fermandoci c'era Nino Madonia con la 131 e gli altri, che erano con lui nella macchina, si sono messi un pochettino più distante, e noi eravamo posteggiati insieme a tutte le altre macchine che c'erano in quella piazzetta. Quindi macchine, diciamo, di persone che non c'entravano nulla con... No. Ricorda grosso modo che ora fosse quando arrivate a Falsomiele? Ma era buio, perché infatti c'erano poche macchine che giravano, potevano essere i 10:30, l'11 meno un quarto, una cosa del genere. Quindi
Che cosa avviene? Queste due macchine si fermano, cioè la vostra e quella, la Fiat 131, le altre, quindi l'altra macchina, la 128, la moto Honda? L'Honda e la 128 che guidava mio zio faceva sale e scende di quella borgata. Dove eravamo fermi noi, c'era via e vai con la motocicletta, con questa macchina che girava intorno, capendo che sicuramente aspettavano il momento opportuno per azionare, per colpire l'obiettivo. Dopo anche la 131 si sposta. Vada avanti. La 131 si sposta e mentre che siamo fermi io con Raffaele, arriva una 126 che girava piano piano l'antorno nella piazzetta. Uno rimane sempre, essendo che siamo supposti che dobbiamo fare un'azione, siamo sempre con chi va là. Di cui io riconosco quello che era accanto al lato guida, era Salvatore Profeta, che questo a sua volta era sempre compagno stretto di Giovanni Battista Pullarà, camminavano sempre assieme, pensando che magari anche lui si trovava là per controllare da zona da zona. Salvatore Profeta. Sì, è uomo d'onore. Sì, sempre di Santa Maria di Gesù. Di Santa Maria di Gesù. Quindi lei vede questa macchina con accanto una persona che riconosce in Salvatore Profeta. Sì. L'aveva visto in quei giorni Salvatore Profeta corso di queste riunioni? Prima che l'arrestassero, perché loro hanno arrestato per il blitz di Villa Grazia, prima che l'arrestassero era sempre vicino. Io dico nei giorni immediatamente precedenti la preparazione di questo omicidio, no, questi di cui ha parlato. No, lo vedevo sempre spesso con Pullarà. E quindi quando passa che tipo di sensazione ha? Che stia passando per andarsene a casa senza sapere nulla o che sta facendo no, dell'altro? No, era un'andatura, diciamo, come una specie di vigilanza, sorveglianza, e camminava, a tempo che si doveva controllare, chissà, su posto, di controllare. Io, quello che ho pensato io, che era anche lui, diciamo, d'accordo nel controllare là i movimenti. Dopodiché restate fermi in piazza o avviene qualcosa? No, noi rimaniamo là in piazza, si spostano con la macchina Nino Madonia, Gambino e al rotolo. Quindi con la 131 si allontanano pure loro. Sì. E dopo un po', vedendo che non si vedeva più nessuno, anche noi ci stavamo spostando con la 112, appena ci stiamo spostando, mettendoci sulla strada, vediamo in velocità arrivare l'onda con Pino Greco che ci faceva segnale di rientrare con la mano, tipo di ritornare, e abbiamo capito che era già fatto tutto. Ritornando su posto, abbiamo fatto sempre quella strada che ci porta all'interno, arriviamo là, posiamo le macchine, la motocicletta e tutto, ognuno con le proprie macchine, è ritornato per i fatti loro. E io e mio zio ce ne siamo andati a casa praticamente. Quindi la preparazione con i giornali della 131 non è servita? No, perché noi facevamo... Ecco, per quale motivo non avete dato fuoco? Perché non c'è stata nessuna necessità, perché spesso è successo, succedeva più di una volta, perché noi usavamo delle targhe rifatte, diciamo, si pigliavano delle targhe di qualche macchina, si tagliavano e ci facevano le aggiunzioni, perché mi ricordo che c'era sopra la P, si prendeva la targa lunga, e si facevano le aggiunzioni, oppure se la macchina era insomma si combinava un numero, una nuova targa, o se no al limite si faceva che quando diciamo l'omicidio veniva fatto in qualche zona che so che potevate fare a meno, che magari hanno visto, c'era troppa gente e quella, allora si ci dava fuoco. Sì. Ma quindi, quando la macchina non era caso di darci fuoco, non c'è necessità, si poteva usare per un altro intervento, si teneva conservata come la motocicletta, come altre cose. Quindi ritornate allo spiazzo. Sì. E dallo spiazzo ognuno ritorna come? A casa propria? Con le proprie macchine. E queste le macchine pulite praticamente. Quelle con le quali ciascuno era arrivato. Sì.
E niente, siamo andati a casa, mio zio mi aveva dato l'ordine che all'indomani mattina dovevo andare a prelevare quella macchina e portarla nel box di Federico, di nuovo al suo posto. Senta, una cosa l'ha fatto poi lei? Sì, sì. Sì, ora ci ritorniamo poi alla destinazione di questa macchina. Una cosa della quale non ha parlato fino a questo momento era dell'eventuale armamento. Lei vede delle armi quando partite, quando ritornate? Nella macchina che avevo portato io già c'erano le armi là dentro. Che tipo di armi era? C'erano fucile e canne mozze, 357 Magnum e 38. E queste armi le prendete prima di partire dallo spiazzo? Io, prima che si stavano mettendo sulle macchine, perché anche quando sono arrivate loro, Madonia, Gambino e tutti gli altri, loro hanno portato anche delle borse con delle armi, però non sono andato a guardare. Ecco, e quindi con riferimento alle armi della 131, quelle sì, che lei aveva condotto lì, vede chi se ne impossessa, chi le prende? Se le mettono, se è impossessato loro praticamente, hanno Madonia con rotolo, Gambino, queste, perché di solito quando... Lei era armato? Eh sì. Che cosa aveva? Io c'avevo una 38. E se l'era portata autonomamente? Sì. Vide ad esempio che Ganci Raffaele, che accanto a lei è armato? Tutti avevano le armi. Tutti avevate delle armi. Tutti. E che tipo di armi? Tutti armi corte? Tutti armi corte, sempre a tamburo praticamente. Raramente si usava qualche automatico. Ecco, e armi lunghe ce n'erano? Sì, c'erano i fucili sarebbero le lupare. Ricorda di aver visto qualcuno armato di un fucile a Pino Greco si era preso un fucile. L'indomani lei viene incaricato da suo zio di riportare la 131 nel magazzino di Federico. Le ha già chiesto il presidente, lo fa? Sì, sì. Ecco, vuole descrivere allora la giornata successiva all'omicidio di... Niente, ho preso la macchina e riportata alla supposto e dopo anche Coacce, sempre come d'onore, si commentava che a sparare con una scopettata... a Stefano ci siamo dopo Pino Greco. Quando l'ha appreso che la persona uccisa era Stefano Portati? L'ho appreso all'indomani, ne parlavano chiunque, anche in giornali, cose. Noi quando commettiamo qualche cosa... I compagni non le hanno detto niente quella sera? No, quella sera niente, siamo arrivati, abbiamo cambiato le macchine, ognuno si è preso il suo zaino, cose, nelle macchine e via. Neanche dopo che è stata compiuta l'operazione nessuno ha parlato? Quindi lei apprende dell'omicidio cioè che era stato ucciso Stefano Bontate, che quindi quello Stefano di cui aveva sentito pronunciare solo il nome fosse Bontate, lo apprende quando e da chi? Lo apprende all'indomani al suo d'onore. E dove vi trovate quando... Eravamo alla Calcestruzzi. Eravate alla Calcestruzzi, chi erano questi uomini d'onore? Erano le stesse persone che lei aveva visto partecipare alla spedizione o altre? Ma eravamo in tante là, c'erano il Peste Filippo, c'era il mio zio Pino Greco, c'era un via vai di gente, non mi ricordo in questo momento. E il commento che lei sente fare su come si sviluppa l'azione è soltanto... In tutti gli omicidi che vengono commessi dopo c'è sempre il commentino. La risata, scherzo, e tanto si commentava che a tipo è venuto Piego, dice c'è stata una scopettata, ci piace stata la testa riguardo, però quindi al di là di questo commento non sente nulla e non fa domande. E sulle armi le ho già chiesto che tipo di armi vede, quindi oltre a quelle che porta lei con la 131, se lo ricorda? Senti, io le armi che c'erano, a parte quelle che c'erano io, quelle altre che hanno portato loro non l'ho viste, però io in precedenza, giorni prima... Dovrebbe parlare un po' più forte per piacere perché c'è brusio in aula. Giorni prima che noi ci incontravamo con queste persone che gli accompagnavano mio zio, accompagnava anche a Pino Greco spesso, che lui abitava in un appartamento... vicino alla Renella o Poetto, c'è stato che
prima che succedesse, quando io ho parlato che c'era questa agitazione, quel movimento di tutte queste persone, tutte che andavano, venivano, insomma che stava succedendo qualche cosa, eravamo andate noi verso Passo Rigano, c'era con mio zio, ed era una casa, diciamo, che porta, diciamo, una specie di porcellà, perché c'era una cosa di porcellà, e c'era una specie di casa fatta a legno. E si entrava in questo giardino e c'erano questi maiali? Maiale, insomma, era come una specie di stalla, però era una cosa come una specie di contadino, non lo so, che tengono queste cose. E c'era dentro questa stanza, noi che abbiamo trovato là, Tanino Carollo, Gambino, Madonia e Nino Rodo. Madonia chi? Eh? Madonia. Antonino. Madonia? Antonino. No, arrivando noi praticamente loro si messero a parlavano, e sopra questo tavolo di legno c'erano un bel po' di armi su questo tavolo, tra cui fucile, mitra, pistole, queste cose. I mitra erano? Erano i Kalashnikov. Erano i Kalashnikov. Sa nulla su questi Kalashnikov, li aveva mai visti prima o è la prima volta che no, li vede? Quella è stata la prima volta. Io ho preso da Pino Greco Scarpuzzedda, che mi ha detto che praticamente era stato un Nitto Santa Paola che ci ha fatto avere questi Kalashnikov. Era uno per la famiglia Madonia e un altro per loro stessi. E Nitto Santa Paola chi è? E Nitto Santa Paola è diciamo un capo del Catania. Capo di che cosa? Di una della famiglia Catania. Della famiglia di Cosa Nostra, sì. Di Catania. Quindi questo lei lo apprende da Pino Greco, perché dopo sto mitra praticamente è arrivato anche i Ciaculli, praticamente lo tenevano in gestione tra Pino Greco con Mario con Fici, insomma là era nel territorio nostro. Fici come si chiama? Giovanni. Ricordi sempre di dire nomi e cognomi, per piacere. Fici è un altro uomo d'onore? Sì, cugino di Pino Greco. Cugino di Pino Greco. Lei sente parlare prima di questo omicidio, a parte l'agitazione che nota in giro, di una guerra, di un contrasto, di uno scontro armato che da lì a poco ci sarebbe stato? Prima dell'omicidio, di questo omicidio di Stefano Bontate. No, c'era soltanto questa agitazione che c'era, quel fatto che mi desse mio zio di restare con gli occhi aperti. Lei ha parlato pure di incontri, questi incontri, ma quindi incontri quali sono? Soltanto questo in no. Questa casa di campagna? A proposito, questa baracca in legno, questa casa di campagna di cui ha parlato, sì. A chi si apparteneva? Come io non c'è stato nessuno me l'ha detto, però io di come ho visto che Nino Rotolo praticamente era là, come si muoveva come se fosse il padrone, quindi ho ritiene pensato. Che fosse nella sì. Disponibilità dico, ma non glielo disse nessuno. No. Ecco, e questi incontri, ma gli incontri ve ne furono incontri, altri io, oltre gli incontri mi ricordo che spesso c'era mio zio che ci incontravamo con come si chiama, con Totò Reina, ce l'accompagnava a San Giuseppe Ato, oppure anche alla Favarella. A San Giuseppe Ato dove? De Brusca, dove che a quella volta ho accompagnato io anche a Totò Reina. Non ne abbiamo parlato, quindi vuole dire quale fu questo accompagnamento di Totò Reina? Ma questo accompagnamento è stato nel momento in cui si era vocificato che dove si trovava Totò Reina potessero fare un'azione, la polizia. E dove si trovava in quel momento Totò Reina? In quella villa che ho indicato poc'anzi. Stamattina, ecco. E allora si vociferava che ci fosse... Quindi ci fosse una ratata, no? Di cui avevano individuato dove che lui dormiva, abitava praticamente. E lui lo avevo spostato, quando l'ho avvisato di questa situazione ci siamo spostati e con tutta la famiglia è andata ad abitare qui a San Giuseppe Ato, a sua volta, in questa villa dei Brusca. Quindi questa villa dov'è? All'interno del paese? Mica è una villa, è una casa rustica antico.
Quindi una casa di campagna? Sì. In questa casa, più diciamo cosa di 50 metri distante, c'era un'altra villetta, costruzione nuova, dove all'epoca Bagarella, Leo Luca l'aveva preso per noi quando avevano arrestato anche mio fratello. Quindi era già una zona che lei conosceva, sì, da prima. Sì. Ecco, e quindi chi partecipa a questo trasferimento di Totorrina? Partecipa praticamente, che si prende tutta la famiglia, i figli, all'epoca c'aveva tre figlie, e la moglie, e ci siamo avviati per San Giuseppe Iato, ci ho fatto io di staffetta con la macchina. Che macchina aveva? Lui c'aveva una BMW, una Mercedes, io c'avevo una 500. E quindi lei si trova davanti, con lei c'è qualcuno? No. Eravate soltanto lei e la famiglia Rina, sì. Dopo? Sì. Ecco. E lei ha detto, si vociferava che ci dovesse essere una perquisizione, un'arretata, sì, o cos'altro. Qual era la fonte di questa? Chi ve l'aveva detto? La fonte di questa cosa, noi ci viene che praticamente mio zio si trovava a Ciaculle con Pino Greco e il fratello Greco, senatore, e Michele, e di cui hanno avvisato che il dottor Conciata aveva fatto sapere che avevano indubitato questa casa lì. A sua volta mio zio mi chiama, mi tira da solo, dicendo di avvisare subito su Totuccio. Totuccio sarebbe Totorrini. Il dottore Contrada chi era? Il dottor Contrada era un funzionario della polizia. Lei ne aveva sentito parlare prima di questa occasione? No. Quindi è la prima volta, ne sente, sì, parlare, e suo zio le dice, sì, di andare ad avvisare Totorrina. Sì. E va lei personalmente ad avvisare Totorrina? Sì, io sono andato, perché mio zio sapeva che io durante la settimana andavo a trovare a lui. Perché all'epoca era mio zio che si interessava, diciamo, del carcere, del manicomio di mio fratello Antonino. Ed ero io praticamente che, tramite i dipendi, le risposte che ci avvenivano dal medico, dal direttore del Barcellona, venivano riferite da parte mia a Totorrina. Ecco, e quando lei va da Totorrina, cosa gli dice, ricorda? Io ho detto che praticamente mio zio mi fa sapere che un dottor Conciata aveva fatto sapere che avevano individuato dove che l'abita e avessero a fare un'arretata dei matanati. E Rina mostra sorpresa, dice, ma chi è questo dottore Contrada? No. Quindi è come se il nome gli fosse già stato fatto da qualcuno, è rimasto, gli fosse noto. Praticamente lui è rimasto un pochettino lì per lì, però nello stesso tempo ha detto, ci aspetta, ci faccio preparare un po' di cose mie, e ne spostiamo da qua. E in che lasso di tempo vi siete spostati? Nel pomeriggio, nella notte o immediatamente? No, era sera. Ma dico, da quando arriva lei a quando vi spostate, quanto tempo passa? Qualche tre quarti d'ora. Quindi nell'immediatezza? Sì. E andate presso le case di Bernardo Brusca, sì, nei pressi di quella villetta che lei già, sì, conosceva. Bernardo Brusca c'era? Bernardo Brusca non c'era, però c'erano altri, e dopo contemporaneamente sono arrivata anche loro, perché io conoscevo anche la casa di Brusca. Cioè, intendo dire, Bernardo, sì, Brusca era libero in quel periodo? Sì, era libero. Lei si fermò lì insieme a Totorrino o ritornò a Palermo? No, io ritornai. Lei ritornò, sì, immediatamente a Palermo. Quindi abbiamo parlato dell'incontro in questa baracca di legno. Rispetto ad esempio all'omicidio di Stefano Bontate, questo fatto, questo trasferimento di Rina, riesce a collocarlo nel tempo oppure le viene impossibile? Molto prima che succedesse, diciamo, sì, molto prima che venissero ammazzate, che scoppiasse la guerra praticamente. Quindi molto prima che scoppiasse, sì, la guerra. E comunque già in epoca in cui suo fratello Antonino è stato arrestato. Sì, sì. Quindi dicevo, c'è questo incontro alla baracca in legno, che è però di qualche giorno prima dell'omicidio di Stefano Bontate, quest'altro incontro a San Giuseppe Iato, ve ne sono altri, se ne ricorda?
Lei ha parlato di un fermento di incontri e altro. Dove si sono svolti? Sono soltanto questi o ve ne sono altri? I incontri erano, a parte San Giuseppe, gli incontri erano a Favarella, erano alla Nave, che un giorno è venuta anche... Cos'è la Nave? La Nave è praticamente un ristorante di Ricciuzzo Caruso, sarebbe uno della nostra famiglia. Quindi uomo che anche c'ha il bar Viciuzzo Caruso, che significa in italiano Viciuzzo, lo sa, Vincenzo Caruso, Vincenzo Caruso. Sì. Che ha il bar a piazza Sant'Erasmo, sì. E a sua volta ha anche, non lo so se ancora ce l'ha, questo ristorante in via a strada che porta di via Figarazzi, sì. E si chiama La Nave, sì. È un ristorante grande e spesso avvenivano anche questi incontri là, che quella volta mi ricordo che era stato Raffaele Ganci che aveva accompagnato Totorrina in quel posto. E quindi lei vede Raffaele Ganci e Totorrina, sì. In quel posto personalmente, sì. Lei è accompagnato, cioè lei accompagna qualcuno? No, ma là eravamo tanti, eravamo dentro, ero io, mio zio, Pino, Greco, eravamo in tante. Eravate in tanti. Lei partecipa a questo incontro o si limita soltanto a restare fuori? No, ci rimane soltanto con lui quando eravate, ci siamo salutate affettuosamente come si faceva sempre, però dopo loro si sono appartati, si sono messi a parlare. Ecco, io, ed è l'ultima domanda se il Presidente desidera, altrimenti la possiamo anche rinviare al pomeriggio. La rinviamo al pomeriggio. Una domanda devo fare necessariamente io prima che ci andiamo per sì, non dimenticarla, sì. Ma poi sa se quella retata di cui ha parlato preannunziata c'è stata o no? Non lo so. Vabbè. A che ora? Presidente. Un attimo, troppa premura.